moquette nuova, vita nuova, dicono gli arredatori di San Siro. Ma i tacchetti saranno d'accordo? Siamo quasi a Capodanno e Baggio Natale non porta più regali. Ancelotti e Gullit sono più generosi. Hessler sembra cresciuto sulle zolle d'importazione e la Juve inizialmente si muove con disinvoltura. Ma è più fumo che arrosto. Dopo qualche disagio, il Milan, privo di Van Basten, detto aspirina, crea alcune occasioni che mettono a nudo i problemi difensivi bianconeri. Sulla spinta di Baresi e Gullit e a causa di qualche intervento in fase conclusiva di Costacurta, pronto ad andare avanti per cercare gloria, la Juve è costretta a salvataggi affannosi. Insomma, l'impressione è di una squadra, quella rossonera, molto concreta e di un avversario solo teoricamente capace di darle fastidio. Schillaci cercasi, disperatamente. Tacconi ha parato la luna a suo tempo, ma di 30 dicembre 1990 non può prendere la bomba di Ancelotti. Certi gol non si segnano soltanto in TV e la Juventus, dopo la prodezza del vecchio Carletto, cerca di passare alla pratica andando all'arrembaggio. Così regala però acri di zolle al Milan contropiedista e su una palla persa da Hessler, un Rijkaard in gran spolvero offre a Gullit su un piatto di porcellana di Limoges l'occasione per il 2-0. È un gol che fa dimenticare al milanista certi momenti tristi. E mentre Massaro evita di infierire, il maestro Salvatore Accardo, juventino doc un po' deluso ma speranzoso, alla vecchia signora dedica qualche nota musicale. La Juve oggi una marcia funebre, sperando poi di fare una marcia trionfale l'anno prossimo. Forattini, inshallah, senza pagare una vignetta così, a parole. Siccome mi hanno detto che l'avvocato sta ai Caraibi, nel mare dei Caraibi, avevo pensato all'avvocato che galleggiava a mezza altezza nell'acqua con un giornale in mano in cui c'è scritto Milan-Juve 2-0 e sotto ci avrei scritto l'affogato. Maifredi, nel primo tempo una bella Juventus, a giusta tensione come ama dire lei, poi nella ripresa il cortocircuito. Ma io non sono assolutamente d'accordo, perché se cortocircuito vuol dire prendere un gol che normalmente non vedi sui campi di calcio, perché è stato un gol direi particolare, preso in maniera abbastanza sporca, che è andato bene direi, ma sporca, è andato a finire nella parte dove nessun portiere può arrivare. Noi abbiamo cercato di riprendere in mano il gioco, in contropiede abbiamo preso un gol e quello era evitabilissimo. Io penso che la Juve stia mettendo pietra su pietra insieme a una buona squadra. Penso che prima avevo dei dubbi, adesso sono sicuro che la squadra saprà essere competitiva per tutte e tre le competizioni. Un'ultima cosa, mister, anche nel suo momento migliore la Juventus non è riuscita a tirare in porta. Si può dire che alla sua squadra mancasse Casiraghi quanto Van Basten mancava al Milan? Sì, è innegabile che se hai un giocatore con una forza d'urto come Casiraghi hai dei vantaggi soprattutto contro questa squadra e questo campo, però non l'avevamo, sapevamo di non averlo, è inutile stare lì. Carlo Ancelotti, oggi hai pescato il jolly. Sì, ho trovato credo anche il giorno giusto per pescarlo, perché è stata la prima partita dell'anno, di un anno eccezionale credo per noi e soprattutto in una partita molto importante e delicata. A sentire i tifosi milanisti, Stallone e Schwarzenegger sono dei teneri a confronto tuo. Ma io devo dire che tutta la squadra credo sia una squadra molto potente, con un grande carattere. Il tuo gol può essere considerato anche una risposta sul campo a Tacconi che vi ha punzecchiati in settimana? No, Tacconi ogni tanto le sue battute le fa, ma non c'era assolutamente né ira nei suoi confronti. Peccato che potevo farlo anche a un altro un gol così, però insomma, è capitato a lui, mi rimproverà la prossima volta che ci vedremo. Noi fino al gol di Ancelotti abbiamo fatto una grandissima partita, poi purtroppo c'è stata quell'invenzione così e lì è cambiata completamente la gara. Sacchi, dopo la sconfitta contro l'Inter, lei aveva dichiarato: una squadra giocando bene prima o poi avrà risultati. Era preveggenza o consapevolezza della propria forza? No, questo capita abitualmente. Quando si dice adesso basta giocare bene cercando di far punti, io credo che sia la più grande bugia che si possa dire. In nessun gioco, se uno gioca male, vince o continua a vincere. Lei ha in qualche modo rovinato il Capodanno al suo vecchio amico Maifredi? Beh,
è normale che lui adesso sia amareggiato come lo sarei io se avessimo perso, però lui deve avere la consapevolezza e la certezza di aver lavorato bene. Io ho visto una squadra che ci ha messo in difficoltà, una squadra che ha giocato come nessuna squadra che è venuta a San Siro in questi 4 anni si era permessa di giocare. Festeggerà a Lambrusco o a Champagne? No, io non sopporto il vino bianco, quindi festeggerò a Sangiovese.